serie concertistiche italiane. Quindi grazie e buon ascolto, e lascio la parola al maestro Del Monte per introdurci in questo meraviglioso programma. Buonasera. Buonasera, ha detto già tanto Maria Paola, che tra l'altro mi onoro di avere come cugina. E niente, iniziamo questo nostro percorso musicale, come già accennava lei, con delle danze rinascimentali di Tilman Susato, musicista fiammingo di origine germanica, che compone una grandissima produzione, tra cui un libro dedicato a ogni forma musicale legata alla danza. E noi questa sera vi proponiamo tre danze da questa raccolta Danserie, che sono una murisque, cioè una tipica danza in tempo binario, poi abbiamo una brasla, che è molto melodica, e infine una pavane bataille. Sentirete gli strumenti proprio come se si avvicinassero e portassero avanti le truppe in una vera e propria battaglia, e sentirete proprio gli strumenti che si rispondono come delle vere e proprie armi. Quindi di Tilman Susato, danze rinascimentali. Thank you.
Percorso che è partito dal Rinascimento, ci spostiamo un pochino in avanti e arriviamo a un grande compositore dell'epoca a cavallo tra l'epoca rinascimentale e l'epoca barocca. Parliamo di Giovanni Gabrieli. Giovanni Gabrieli è il principale esponente della famosissima scuola veneziana del periodo nella seconda metà del Cinquecento, che la scuola veneziana, iniziata già dallo zio di Giovanni Gabrieli, Andrea Gabrieli, ma che trova il suo compimento in Giovanni. E Giovanni, all'interno delle soluzioni compositive, introduce degli elementi veramente innovativi. Penso per esempio le dinamiche. Fino ad allora la musica non aveva mai avuto la scrittura precisa della dinamica, ma a questo punto lui introduce il forte e il piano, tanto è vero che dedica a questa nuova soluzione una composizione, la famosissima sonata piano e forte. Poi c'è da dire, partendo dalla location, diremmo noi, in cui questi brani venivano eseguiti e soprattutto cioè nella Basilica di San Marco a Venezia, con la sua particolare struttura a tre navate, in che cosa inventa Giovanni Gabrieli? La soluzione di porre gli strumentisti molto lontani tra di loro per creare un effetto antifonale, cioè di suono contrapposto, una sorta di stereofonia in un'epoca in cui l'elettricità, l'informatica non esisteva, e questo aiutato naturalmente dall'acustica della basilica. E noi eseguiremo appunto una famosissima canzone personale, che è poi la forma musicale che fa parte di queste delle raccolte principali di Giovanni Gabrieli, canzoni personale perché potevano essere suonate da ogni sorta di strumenti, come diceva lui nella dicitura, e la canzone Settimitoni è un ottimo esempio a otto voci di questo tipo di scrittura. Scrittura antifonale, contrapposta e con piani dinamici differenti e alternanza di tempo binario a tempo ternario, quasi come se all'interno ci fosse una vera e propria danza, per poi convogliare il tutto negli accordi finali, nella grandiosità quindi, diciamo così, dell'epoca che preludeva all'epoca barocca. Giovanni Gabrieli, canzone Settimitoni. Thank you.
apprezzare questa grandiosità, questa intrecciarsi di voci e come avete potuto vedere c'è stato anche un posizionamento diverso, perché in realtà le quattro voci si devono contrapporre proprio in maniera netta, e le quattro voci chiaramente sono rappresentate da due voci acute e due voci gravi. E a quei tempi Giovanni Gabrieli faceva eseguire addirittura queste canzoni in personale, non essendoci i nostri strumenti, le trombe non erano ancora costruite secondo le modalità odierne. E i tromboni invece, cioè gli strumenti più lunghi, avendo il meccanismo che non è cambiato nei secoli, in realtà erano già quasi gli stessi, con dei canneggi più piccoli. E quindi le voci gravi erano rappresentate dai tromboni, ma molto spesso si inserivano addirittura degli archi, dei violini a fare le voci acute, naturalmente con una sonorità un po' più dimessa, no, rispetto a quella di un gruppo di ottoni moderno. E allora passiamo all'epoca barocca. L'epoca barocca, l'epoca degli sfarzi, l'epoca delle porti, ma accanto a questo c'è anche un grandissimo, forse il più grande compositore dell'epoca, cioè Johann Sebastian Bach, che lavora per la chiesa protestante. Lui è maestro di cappella a Lipsia, e quindi tutte le sue composizioni, perlomeno la maggior parte, respirano sempre anche di questo senso religioso. Chiaramente non sto qui a parlarvi di Johann Sebastian Bach, perché il grande architetto della musica, il creatore della fuga come forma musicale, cioè questa composizione con un soggetto, una melodia, diciamo così, che poi viene seguita da un'altra e un'altra ancora, fino a che poi le voci si ritrovano negli accordi finali. Tutto quasi magicamente. Ora, noi però, nell'ambito della produzione invece religiosa, pensate che Johann Sebastian Bach scriveva una cantata per soli, coro e orchestra ogni domenica, traendo spunto dalle letture del giorno. Pensate che privilegio avere un ensemble di quel tipo lì. E allora noi eseguiremo tre corali tratti da rispettive cantate molto importanti, che inneggiano a Dio. E allora e all'interno ci sarà il famosissimo Wachthauf, che è il corale che dice: svegliatevi dormienti, svegliatevi e convertitevi e lodando Dio. E nell'ultimo corale c'è una lode al Signore. E allora Johann Sebastian Bach, nella trascrizione di John Iverson che fece per il Philip Jones Brass Ensemble, tre corali. Thank you.
e ha dei connotati diversi dalla musica di Gabrieli, quindi vedete questa evoluzione compositiva, soprattutto in brani che naturalmente sono scritti originariamente per coro, soli e orchestra, per cui si sentono quasi le voci cantare, mentre la musica di Gabrieli è una musica strumentale, puramente strumentale. A questo punto il nostro percorso si vira verso i giorni nostri, e i nostri programmi sono appunto composti da brani di musica antica e da brani poi del Novecento fino ai giorni nostri, proprio per dare anche un po' l'idea della estrema versatilità dei nostri strumenti, che hanno avuto una storia gloriosa nel passato, di antichissima fattura, dopo la finalizzazione di tipo militare per cui erano nati i nostri strumenti, con la tromba barocca naturale, la tromba ha assunto una importanza grandissima proprio all'interno delle corti. Dopo la rivoluzione francese c'è stata un po' la musica non era più nelle corti, è scesa nel popolo ed è coincisa con il periodo delle sperimentazioni, per cui si è fatto di tutto per rendere la tromba non uno strumento legato agli armonici, ma uno strumento prettamente cromatico. E allora questa evoluzione ha fatto sì che la tromba poi, alla fine dell'Ottocento, poi nel Novecento, riprendesse la sua importanza, non ultimo in generi come per esempio la musica jazz, che ha utilizzato la tromba come strumento solista di nuovo dopo tanti anni. E allora adesso come brano di raccordo eseguiremo questi tre brevi brani di Raymond Premrou, che è un trombonista, precisamente è stato il trombone basso della London Symphony, la celeberrima orchestra londinese, e nel periodo in cui insieme a Philip Jones hanno creato il primo grande e famoso gruppo di ottoni, il Philip Jones Brass Ensemble, allora essendo anche il compositore ha scritto vari brani, tra cui questa suite. Questo è un divertimento, in realtà composto da 5 brani, noi ne eseguiremo 3. Sono delle vere e proprie, degli schizzi, ci vuole dare l'immagine di un paesaggio. E allora, il primo, come già annunciava Maria Paola precedentemente, è un brano che si intitola appunto del castello e degli arcieri, quindi prettamente uno squillo. All'interno poi c'è un brano meditativo, Le Bateaux sur les Mains, vale a dire la barca sul lago Le Mans, il lago di Ginevra, e quindi noterete questo andamento, questa immagine di questa, attraverso i soli dei vari strumenti, questa immagine della barca che va su quest'acqua cheta di questo famosissimo lago. Infine, ed è il raccordo verso il programma successivo, una marcia blues, vale a dire una marcia in stile quasi nero. E allora, di Raymond Premrou, Divertissement. Thank you.
Hazel è stato ed è ancora, perché è vivente, nato nel 48, quindi ha 75 anni, ma è stato un grande compositore dal punto di vista delle musiche per colonne sonore cinematografiche nel mondo anglosassone. Naturalmente, venendo da questo tipo di cultura, gli ottoni sono stati sempre posti come è nella tradizione anglosassone, in cui gli ottoni sono i veri e propri strumenti nazionali, un po' come la chitarra in Spagna o la tradizione belcantistica o violinistica in Italia e così via. Allora ha sempre avuto quindi uno sguardo, e quando, come dicevo già precedentemente, Philip Jones negli anni 70 riunisce i principali strumentisti delle orchestre londinesi, la London Symphony, la Filarmonia Orchestra e la Royal Philharmonic Orchestra, formando il Philip Jones Brass Ensemble, allora tra i vari compositori che hanno collaborato nelle
trascrizioni e nella creazione di nuovi brani c'è proprio Chris Hazel. E compone una suite che va sotto il nome di Suite dei Gatti, proprio così, perché Chris Hazel prende spunto dalla, diciamo, dal carattere, essendo lui amante dei gatti, dal carattere di ognuno dei suoi gatti, per scrivere delle composizioni legate appunto a questo carattere. Allora verrà fuori Mr. James, che è un gatto nobile, a Roma direbbe un po' pacioso, calmo, tranquillo. Abbiamo poi Black Sam, un gatto nero, che però ha qualcosa di misterioso, ma di veramente piacevole. Poi abbiamo Borage, invece. Borage è un gatto, diciamo, di quelli vivaci, di quelli che fanno dei danni all'interno delle case. E fuori programma facciamo anche Another Cat, vale a dire un altro gatto, perché così lo scrisse successivamente, e vale a dire Kraken, un gatto molto sfacciato. E allora di Chris Hazel, la suite dei gatti.
Gradito questi quattro brani che veramente costituiscono un caposaldo ormai della letteratura per quanto riguarda la musica cameristica per ottone. C'è da fare appunto questa distinzione tra l'uso della tromba o degli ottoni in generale nella banda come, diciamo, come ruolo tra i più conosciuti da cui tutti noi proveniamo. Naturalmente, in cui gli ottoni costituiscono la luce, diciamo così, nella sonorità, nella tavolozza dei colori dell'orchestra. E infine, appunto, questa caratteristica degli insiemi
di musica da camera per ottoni che hanno una via, sono una via di mezzo con una sonorità molto più ricercata, tecnicamente con delle difficoltà molto più grandi e con una ricerca del suono che naturalmente fa apprezzare anche questa possibilità da parte dei nostri strumenti. Allora avrete notato i vari brani, come si sono succeduti, i vari soli, sono dei soli che richiedono, come si suol dire tecnicamente, morbidezza, cioè mai un suono diciamo così forzato, e per questo ci serviamo anche di strumenti affini, pensiamo al flicorno soprano rispetto alla tromba, che è molto più morbido rispetto al suono squillante della tromba, e quindi per dire in tutte le combinazioni. Allora siamo giunti già a buon punto del nostro programma, e allora non potevamo tralasciare uno dei nostri autori più importanti, diciamo che ci ha lasciati soltanto qualche anno fa, ma che ha rappresentato per l'Italia un vanto vero e proprio e continua a rappresentare. Parlo di Ennio Morricone. Ennio Morricone, compositore che amava essere ricordato e considerato come un compositore di musica assoluta, non solo come compositore di musica da film, ma indubbiamente ognuno di noi conosce Morricone per la sua produzione diciamo legata al cinema, più che per la musica assoluta, che ha altrettanto valore ma sicuramente meno conosciuta. Diciamo che ogni produzione cinematografica non avrebbe avuto la fama e lo spessore che ha avuto senza la diciamo così la firma di Ennio Morricone alla musica, e molto spesso dal solo tema di Ennio Morricone riusciamo a ricordare immagini legate ai film a cui sono per cui sono state composte. E allora esistono due filoni nella produzione di Ennio Morricone cinematografica: una produzione legata ai film di avventura, drammatici, invece tutta quella produzione di quel genere che nacque in Italia soprattutto attraverso la figura di Sergio Leone, che è quello dei cosiddetti spaghetti western o western all'italiana. E allora negli anni 60 questo sodalizio produsse delle musiche eccezionali, penso ai film tipo Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto, il cattivo, Per un dollaro d'onore, il cosiddetto triello, e ogni film, oltre alle musiche, aveva come particolarità la sottolineatura del tema, del personaggio, del sentimento principale, che era quello della tromba. E c'è da dire che Ennio Morricone è stato trombettista, è diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia, ha fatto anche il professionista con la tromba per poi dedicarsi alla composizione, ma la tromba resta sempre nella sua testa, e quindi ha sempre affidato tra l'altro delle parti molto difficili anche, ma di sempre di grande risalto. E leggevo tempo fa, proprio c'è questa diciamo così reminiscenza in questo tipo di composizione, penso per esempio al solo per un pugno di dollari, c'è una reminiscenza quasi allo shofar ebraico. Voi sapete che lo shofar è uno strumento che è ricavato da un corno di animale, con cui diciamo vengono dati dei segnali che rappresenta in quel momento, rappresenta quasi la chiamata di Dio al popolo. E allora diciamo così, come se l'uomo debba rendere conto a Dio in quel momento. E nei film c'è un'affinità in questo: nel momento in cui c'è il tema del decheio, il personaggio principale generalmente diciamo così fa i conti con la vita. Quindi questa assonanza la trovo veramente molto interessante nella ripresa di Cose antiche. Potrei fare diciamo così, un parallelo per esempio con compositori come Mahler, che usano le trombe a mo' degli shofar, penso alla Seconda Sinfonia, come trombe del giudizio, oppure il nostro Giuseppe Verdi nel Requiem, in cui nel Dies Irae presenta delle trombe fuori scena che rappresentano le trombe del giudizio. Quando c'è la tromba,
e si fa i conti con la vita. E allora, Moment for Morricone, un medley di vari temi che sicuramente riconoscerete. Il buono, il brutto e il cattivo, c'era una volta il West, l'estasi dell'oro, per un pugno di dollari, il pianista sull'oceano. Buon ascolto. Thank you.
fucile uccide l'uomo con la pistola e l'uomo con la pistola è un uomo morto.
prima è che vi aspetto il 22 sabato sera qui con Deborah Villa in 20 di risate, uno spettacolo comico teatrale bellissimo. E poi una comunicazione importante: ieri sera ho sentito alcuni vostri commenti sullo spettacolo di domenica, che era alle 18:30 alla piazzetta Iosedio, e ovviamente, visto le temperature, stamattina mi sono attivato, ho chiamato l'associazione teatrale che farà lo spettacolo di domenica, ed è stato spostato alle ore 21, quindi Dodi Conti in Dodi's Live non è più alle ore 18:30 ma è alle ore 21 alla piazzetta di Iosedio. Io mi complimento di nuovo con l'ensemble e grazie a Paola, un saluto al maestro Belli. Grazie. E con loro poi ci vediamo il 10 agosto. Infatti, volevo dire, vi aspettiamo per il terzo appuntamento, che è il nostro Aspettando le stelle cadenti. Non a caso il concerto è il 10 agosto, avremo, diciamo, un programma leggermente diverso perché si esibirà un gruppo che si chiama The Swing Time, quindi ci proporranno, è un gruppo formato da voce, vi ascolteremo anche la tromba, il trombone, il sax alto, il sax tenore, con contrabbasso, pianoforte e batteria, e ci proporranno un programma di musiche degli anni 50 per ascoltare, diciamo, con leggerezza, per aspettare con leggerezza queste stelle cadenti. Intanto ringrazio di nuovo il gruppo Ottori d'Autore, scusate, che veramente è sempre un ospite. Vorrei nominarli uno per uno. Certo. Allora, Nicolò Puccini, alla tromba, Stefano Alberti, Emanuele De Conte, Danilo Magni, Simone Graziani al corno, Sergio Battista al trombone, Gian Nicola Bonifazzi al trombone, Massimiliano Achilli, Simone Lardi alla musica. E Francesco Del Monte, trombe e percussioni. Allora, grazie. Ci salutiamo e ci rivediamo il 10 agosto. Vogliamo augurare che, insomma, la vita venga presa anche un po' di sfacciataggine. E allora, cracker. Thank you.
Grazie a tutti, ringrazio Maria Paola, Francesco, e come al solito la nostra accoglienza qui a Carpineto è sempre bellissima in questa cornice straordinaria, è sempre un piacere venire e speriamo di rivederci. Buona estate.